Ciao amici, allora nel prossimo video vi faccio vedere la mia seconda salita in vetta all'Antelao, ma stavolta con qualcosa di più, un qualcosa di speciale. Provate a guardare questo video focalizzandovi anche sulla presenza di Vanni, che lo conoscerete subito, che ha 70 anni, lui arriva dalla Carnia ed è partito da casa da solo la mattina presto per fare la vetta del re. Poi si è aggiunto a noi perché ha trovato noi, altrimenti lui sarebbe andato avanti da solo. Provate a vedere cosa combina Vanni in questa salita. Buongiorno amici, oggi siamo partiti dalla Vaita Sambar a San Vito e la nostra destinazione oggi è il re, ancora una volta in cima al re che vediamo lassù in questa giornata. Direi, guardate là che spettacolo, speriamo sia buona per andare su anche sulle l'aste. Sarà lunga in giornata, ma ce la faremo. Direzione Forcella Piccola, appena passato lo scooter. Arrivati al bivio che porta su la Forcella Piccola, il Rifugio Galassi. Svoltiamo a destra e ce l'abbiamo davanti. Nella parte finale c'è ancora un po' di neve, è venuta qualche giorno fa, vediamo. Sentiero 227 che collega Rifugio Scotter a Forcella Piccola, tira e ripido. Ah, qua. No. Ecco, ormai
quasi a Forcella Piccola, dove adesso troveremo un bel segnavia. Vanni, piacere Alessandro. Piacere Alessandro, anche mio. Grande. Sì, sì, sì. Dove sei? Carnico. Sì, qui troviamo il segnavia che a destra ci porta verso la via normale. Esatto, comunque, immagino. Via normale del Monte Antelao. Adesso mi tocca andare in bicicletta. Mountain bike o corsa? No, mountain bike. Per... Adesso da qui prendiamo appunto la traccia che ci porta verso la via normale. Io ho lavorato nelle edilizie. Sarei meccanico. Sì. Andiamo con calma, stando sempre attenti. Adesso facciamo una breve pausa lassù dove c'è la piazzola dell'elicottero. Ah, ok. Farò vedere. Ho fatto l'artigiano tutta la vita. Ci stiamo avvicinando a quello che è il pian della Balla. Sì. Val d'Otten. Sì, siamo qui dalla tabella dove inizia la vera e propria via normale. Ecco, caduto dalla Balla. Ora massima attenzione qui sulla Balla. Per ora stiamo facendo dei semplici passaggi di primo grado su queste cinghie inclinate. Seguendo comunque i bollini e i segni rossi. Qui c'è la freccia che ci indica di andare su. Stiamo seguendo tutti gli ometti, in più i segni rossi un po' sbiaditi. Questo è il pezzo da stare attenti, un po' di roccia, marcia. I segni sono questi qua.
prego, prego. Grazie. Oggi special guest direttamente da Carnia. Da Narnia. Da Narnia. Le ore ci sarà bene. Sì. Bene. Già buon punto. Si può andare anche di qua. Basta salire qua su. Andiamo di qua. Ce lo metto. Stiamo per sormontare sulle laste inferiori. Dopo il pian della bala. Ancora ste cinghie esposte, inclinate. Il pelmo che ci fa sempre compagnia. Bastioni. Sì, che è abbastanza alta anche quella, 2,9 mi sa. 2,8. Che questa applicazione? Sì, questa è. Sì. Eccoci. Ormai sulle famigerate laste con una pendenza, dicono, intorno ai 45 gradi. Si fa su a punta di piedi proprio. Ecco, il canale Lindemann d'inverno spunta qua, direttamente questo qua. Sto pensando dove è meglio di scendere. Ci deve essere un mega sassone lì. Lì? Sì. Quindi vado di qua? Sì. Sì. Ah, sfrutti lui. Sì. Secondo me l'ha messa apposta, ma qui c'è un cordino. Qui abbiamo un altro camminetto, sarà un primo più o meno, primo più, spacca un po', si spacca un po' e si risale. Thank you.
Sì, qualche metro. Vabbè, lì. E lì è subito, qui ce n'è di più. Ecco su, le lastre superiori. In questo momento proviamo a cercare dove è più pulita, altrimenti qua si scivola. Sì, scappa di Sagina. Mi paga il comune? Sì, sì, finito qua, se lo dice è più pulita. Di là invece c'è un muretto di ghiaia che si fa fatica di salire.
è lei. Proprio lei. Aspetti che la finisco di usare io? Sì, sì. Ti piace? Sì, si sta mettendo i ramponi. Passo da 3 da run. Adesso si intravede. Adesso si intravede la croce. Siete pronti? Siete pronti? Croce. Croce. Antelao. Andiamo. Andiamo lì. Vediamo, dai. Dai, Dio, che prima che si copra tutto. Ultimi metri prima della croce, eccoci qua ragazzi. Eccola ancora una volta in cima al re. Sempre un piacere. Igualeccio! Pugno! Ce l'hai fatta, Del? Brava! Antelao! Bravo, vecchio! Miau, miau! Bravo, Vanni! Vanni! Pugnetto! Ecco, l'ultimo trattino di cresta e dopo si arriva qua, in cima all'Antelao, ragazzi. Ancora una volta.
quel sassetto che lasciamo qua in cima. Sassi allegri del calore. Ma che roba adesso! Ta-da! Ma che bello! Sono bravo a fare i sassi! Sì, sei bravissimo! Miriam Ferrari! Mettiamo qua giù! Mezzo arcaiolo! Il vostro team! No, no, abbiamo qua dietro, vedi, il gruppo Facebook, i sassi allegri del calore. Ah, ma dai! Da. Sì. No, quella è la pietra di allenamento, ve l'ha portata. Questo è uno di quelli che pesa anche meno. Una più grossa, no? Ne ho di più grossi da portare in giro. Ma facciamoci mettere facili con quelli più grossi. Ora iniziamo la fase di discesa, che non è mai banale lo stesso. Bisogna stare attenti. Bisogna stare attenti due volte in discesa, non una, due. 2-2-2 bollaccina. L'aveva messo un po', però anche di qua. In queste cengette abbiamo trovato ghiaccio sotto. Basta andare piano, tenendosi sempre al lato. Eccolo, adesso arriviamo dove i ragazzi avevano lasciato quel pezzettino di corda che ci serve a superare il tratto ghiacciato. E adesso ci stanno facendo compagnia anche un po' di nuvole. Bisogna stare attenti all'orientamento da non perdersi. Comunque si vede ancora abbastanza bene. Dai, aspetta me! Vetrato bello, vetrato neanche con i ramponi lo tiro. Pezzo di roccia bagnata completamente. Dobbiamo stare attentissimi qua finché non riprendiamo la parte asciutta. Ecco le corde, quelle fisse di prima.
vicini. Sì, ma stiamo parlando un po' di discorsi molto sani riguardo il karma. Almeno per adesso siamo tranquilli. Un anno fa, vero? Sì, erano altri discorsi. Da grande voglio essere Vanni. Conosceranno tutti in carne. Poi sono un simbolo carne. Sono ste scarpe che adesso me le sento un po' ancora bagnate. Neanch'io, E non mi danno quella fiducia di grip. Siamo in fase di discesa qui dal Pian della Balla, vi ha lasciato indietro la nostra cima, questa volta l'ho presa con più filosofia, dopo 2 anni sono tornato con più esperienza e adesso ho anche un'altra idea. Scesi dal Pian della Balla, che è là, ora ci troviamo già sul ghiaione che ci porta giù al Galassi. Già nei pressi di Forcella Piccola, ora facciamo un salto al rifugio Galassi a salutare Chiara e dopo andiamo giù. Tornati in Forcella Piccola, ora giù a bomba fino alle macchine. È un controsenso, Fede. Scooter, piccola sosta allo scooter, ora scendiamo ancora giù dalle piste.